podcast Scelta, Cambiamento e Azione, dove tu puoi scegliere, cambiare e agire per creare un oggi diverso e un futuro differente. Queste sono le mie storie di scelta, cambiamento e azione con i fantastici ospiti che invito settimanalmente. Fin da ragazzina ho sempre desiderato creare un cambiamento nel mondo. Il pianeta è stato un'ispirazione costante per me e Access Consciousness mi ha mostrato gli strumenti per sapere che qualunque cosa è possibile e così continuo a scegliere. E tu? Cosa sceglierai? Ciao a tutti e benvenuti al podcast Choice Change in Action. Io sono la vostra ospite, Simone Lasas, e oggi ho con me Becky Van Ness. Benvenuta, Becky. Ciao, Simone. Beh, se state ascoltando questo, ricordatevi che potete ascoltare su YouTube, ci sono le nostre bellissime facce lì e vedere me e Becky che parliamo, che non so se è interessante oppure no, ma siamo disponibili su varie piattaforme adesso, quindi oggi vogliamo parlare di corpi. Ed è interessante che Becky, io lavoro con Becky in vari progetti e aree di Access Consciousness, e siamo un facilitatore di Access Consciousness e credo di aver fatto un altro podcast con lei e anche abbiamo parlato di corpi, stranamente. E lei ha fatto un sacco di cose con il suo corpo e ha esplorato un sacco di cose. Una di queste, quando ho visto la sua foto, ho detto, oh, grazie, Roma! È il bodybuilding che ha fatto effettivamente con il suo corpo. E poi parlavamo. Prima di iniziare questo podcast ho ricevuto una telefonata dal mio perché ho un fastidio alla spalla in cui ho una possibilità di movimento un po' limitata. C'è una cosa, è un po' difficile spiegare a qualcuno l'altro giorno, se ti mi piacerebbe versarti un qualcosa da bere, ma mi piacerebbe, ma io non posso farlo perché devo muovere il gomito oppure girarmi per poterlo fare. E quindi mi piacerebbe stare con questa cosa, e anche mi piacerebbe, qualcuno mi ha detto l'altro giorno, hai questa cosa grandiosa, questo posto dove esercitarti, questo team, hai anche un team quando torni in Australia, perché ho il mio istruttore di Pilates, ho il mio fisioterapista e tutte le cose vanno bene con il mio corpo, e quindi in effetti adesso amo e adoro il mio corpo, e come ho detto prima, i corpi sono magia. Quindi ho ricevuto questa telefonata perché finalmente sono andata a fare gli ultrasuoni alla spalla, perché non so, veramente mi sono chiesta che cosa potevo fare, e quindi quello che mi ha fatto questa esame, io gli ho chiesto che cosa mi puoi fare, che cosa sta succedendo nella mia spalla, e non potrebbe dirlo, ma lui mi ha detto, quindi mi ha chiamato anche l'osteopata, mi ha descritto la cosa, e ho una forma di artrite. Il tipo che ha fatto il test ha detto c'è una parte dell'osso che ha rovinato il legamento, e io gli ho detto come lo cambi? Beh, di solito non puoi, perché le persone imparano a gestire questo, e per esempio i bodybuilder lavorano con questo, ci vivono con questo, perché è una cosa molto comune. E invece io ho detto, posso cambiarlo. E poi ho telefonato al mio fantastico osteopata, veramente, che è grandioso, e mi ha parlato di alcune cose, diverse idee che potevo fare. Poi ho messo sul telefono e ho iniziato a pensare, aspetta un attimo, ma che cos'è questo? Questo non è mio. E mi sono resa conto, e anche il mio corpo, che sta rilasciando un sacco di cose. E in effetti sapevo che cosa sta accadendo e cosa ci faccio e cosa sta chiedendo il mio corpo per cambiarlo. E Becky ha detto, i corpi sono magici. Ed entrambe mi hanno iniziato a sorridere. Ecco di che cosa parleremo, dei corpi che sono magici. Perché i corpi sono magici, sì. Quindi quando l'hai detto, e grazie per essere qui con me su questo podcast e questa chiamata. E come la vedi questa, che i nostri corpi che sono magici? Che cosa sai? Beh, sai, è molto interessante.
Sai, io pensavo che avremmo parlato di qualcosa di diverso e poi questo è venuto su. E quindi veramente quello che mi è venuto su mentre stavi parlando è che qualcosa mi è successo nella mia vita. E una delle cose è che mio padre aveva ed è andato a pronto soccorso e il dottore è venuto e ha detto, oh, è la tua vescica e ha fatto un'operazione lì. E quindi sono andata da mia mamma e abbiamo detto, ok, va bene, lo ripareranno. E poi quando è tornato, ha detto, il chirurgo ha detto, oh no, aspetta, non è... Ah no, non era la vescica, bensì il cistifellea. No, poi è tornato il medico ha detto, no, non è questo, questo è un cancro e quindi questo è un tumore, quindi dovremo fare un'operazione. Quindi questo è quando i dottori fanno questa cosa, una diagnosi, per andare un po' oltre a questo. E mio padre ha preso questo olio di cannabis che ce l'hanno consigliato e è andato da un oncologo e si sentiva molto bene in quel momento, è andato dal dottore con mia mamma e il dottore gli ha detto, tu hai forse un paio di mesi da vivere, forse. E lui e mia mamma hanno detto, ok, fortunatamente abbiamo un sacco di strumenti di Access Consciousness. E io ho detto, aspettate un attimo, ok, come può essere ancora meglio di così e che cos'altro è possibile? E poi ha passato tutta una serie di cose di bla 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 che non hanno molta importanza e la cosa interessante è stata che mio padre ha detto, cosa ha detto il dottore? Oh, non preoccuparti perché aveva preso troppo, lui non ha sentito quello che ha detto il dottore perché aveva preso l'olio di cannabis, quindi non sapeva per quanto il dottore gli avesse detto, quanto tempo il dottore gli avesse detto. Quindi nei mesi successivi mia mamma gli ha fatto questi magici processi sul corpo, ha fatto tutta una serie di cose, ha fatto alcuni trattamenti e il cancro sul pancreas normalmente non va mai via. Se n'è andato e il dottore gli ha detto non devi più tornare perché non hai più il tumore al pancreas, perché lui non ha sentito il dottore dire che hai soltanto un paio di mesi di vita perché stai morendo. Sì, fantastico, come può essere ancora meglio di così? E questa è la magia. E adoro il fatto che il suo corpo non l'ha lasciato ascoltare, non ha sentito. E quindi quanti di noi sono disposti a essere veramente ok con il che cos'altro è possibile? E dicendo questo ha creato magia con il suo corpo e adesso mio padre ha vissuto altri 3 anni, dopo di questo sono successe una serie di cose, ha scelto comunque di morire, quindi alla fine è morto, ma è stata una sua scelta. Ma veramente guardando a questa cosa, dopo aver fatto questa esperienza e aver fatto le mie esperienze, ho detto, penso che tutto, qualsiasi cosa è possibile con i corpi se non hai un punto di vista. Dimmi quali sono le tue esperienze, quali sono le tue esperienze con i corpi magici? Beh, una è avere il fatto che a lui sia sparito questo cancro e poi come detto prima per me io ho scelto il mio viaggio di ricreare il mio corpo e si è mostrato attraverso l'essere fare gare di figura di bodybuilding, quindi ho vinto attraverso un processo di non avevo un obiettivo finale col mio corpo. Se avessi avuto un perché se non avessi avuto un obiettivo non si sarebbe mostrato magari così. Ok, ho fatto 4 chirurgie allo stomaco. 40 plus years old. Ho più di 40 anni, sono sposata da 30 anni, sei in questa categoria di questa realtà, sei ormai oltre la collina, non sarai più in grado di cambiare il tuo corpo. Quindi quello che è successo è che non avevo un obiettivo, ero solo in un viaggio di cambiare e che cos'altro è possibile con il mio corpo. È andata a finire che ho creato qualcosa che era al di là di questa realtà, era meglio di quanto
fossi mai stata anche quando ero più giovane. Sì, adoro che hai parlato di non avere un risultato finale. Ho appena fatto un podcast con una signora in Australia, Shena, che ha perso, pesava più di 150 kg e ne ha persi oltre 70, e adesso è 71, anzi, quindi è un sacco, caspita, è un sacco di peso, sì. E nel quel podcast lo trasmetteremo la prossima settimana. Faremo un sacco di cose sui corpi, perché ho questa serie sui corpi che sta arrivando, che inizia in luglio e durerà circa 3 mesi, e sono veramente emozionata di questo, perché c'è moltissimo da esplorare. Perché vai, parli di ok, quale movimento richiede il tuo corpo, quale cibo vuole mangiare, ma vedo moltissimo di questa realtà e in questa società che ci sono queste proiezioni sui corpi riguardo a che cosa sei in grado o cosa non sei in grado di fare, e vorrei distruggere e screare tutto questo che è e tutto quello che ti è mai stato detto sui corpi. Come sarebbe scoprire se fosse tutta una bugia? Per desigliarvi, distruggiamo e screiamo tutto ciò che è e tutti i covazzi emozionali, cioè tutto che stai evitando e difendendo con questo, giusto e sbagliato, bene e male, poco tutti i nuovi shorts, boys and beyonds. E questa è la frase di pulizia di Access Consciousness, potete trovarne di più su theclearingstatement.com. E questo è anche molto il distruggere tutte queste bugie. E quello di cui stavo parlando con Shana è anche che ho cambiato il mio corpo così tanto negli ultimi 3 anni. E non dovresti alla mia età, no? Tipo negli ultimi, io sto arrivando quasi ai 50, e non è il gruppo di età in cui si presuppone che cambi il corpo, no? Ti viene detto che oh, non puoi cambiare adesso perché bla bla bla. Sì, sono tutte stronzate, sì, esattamente, stronzate. E io pensavo l'altro giorno, sembra un disco rotto, e l'ultimo... Non chiederei mai di essere di nuovo una teenager, non vorrei, in realtà vorrei, cioè non vorrei neanche essere più una ventenne, perché c'era troppa follia, non avevo chiarezza di cosa stavo scegliendo. I 30 forse un po' meglio, i 40 geniali, mi sono divertita un sacco nei miei 40 anni e ho detto wow, e questo è l'inizio dei miei 50, e ho detto wow, questo si presenta bene. Come sarebbe se fosse tutto sempre meglio e ancora più grandioso, non versi tutte le bugie che vengono proiettate verso di te riguardo ai corpi, distruggiamo e scriviamo tutto ciò che è, per 10 miliardi, giusto, sbagliato, bene, male, proprio tutti i nuovi shorts, poi spovazzi e beyond. E facciamo questo, che cosa stai evitando e difendendo? Non permettendo a te stesso, il tuo corpo, di scegliere la magia che è veramente a disposizione per te? E tutto ciò che è, tutto ciò che stai evitando e difendendo con questo, e cercando di adattarsi, non adattarti, il tuo corpo non si adatta, è fantastico, distruggi, screi, giusto, sbagliato, bene, male, poco, tutti i nuovi shorts, voice, forwards and beyonds. È interessante che anche tu hai raccontato questa storia. Il mio ex aveva un sacco di problemi col suo corpo, è andato al medico ed è tornato e ha detto, e il medico ha appena messo due parole insieme in una frase che non dovrebbero andare insieme, che sono distrutto e fegato. E che cosa abbiamo riso un po', perché non suona proprio tanto bene, è stato veramente male per 4 giorni, era sul divano a letto, io ho lavorato su di lui usando i processi di Access Consciousness e ho fatto scorrere tutto quello che veniva su, tutto quello che il suo corpo chiedeva, e l'ho fatto senza alcun punto di vista, non con il oh, dobbiamo cambiare questo. E questa è la genialità di quello che hai detto prima, Becky, del non cercare un risultato. Stavamo creando facilità nel suo corpo e siamo andate in quella direzione. L'appuntamento successivo che ha fatto dal medico, il medico gli ha detto il tuo fegato sta bene, non è neanche affaticato, e stava guardando i risultati e ha detto ma ho ricevuto i risultati giusti. Guarda, i processi sul corpo di Access Consciousness per me sono veramente un miracolo, e farsi scorrere i bars è anche un miracolo, ma il miracolo più grande sei tu con le tue scelte. Quindi se tu, come la chiamata che ho appena ricevuto che riguarda la tua spalla, quanto è figo del sì, possiamo cambiarlo, devi lavorare con il movimento e bla bla bla, e a mia
ha offerto dei suggerimenti e quindi e se tu avessi, se tu hai il punto di vista che non puoi farlo, allora quello è quello che crei. Quindi che cosa sta chiedendo al tuo corpo? Quale magia è disposto ad essere che stai rifiutando in base sul al fatto che non corrisponde all'energia della realtà limitata da cui stai funzionando, invece di dire ah, magie infinite, possibilità, ok, andiamo, realtà miracolose, sì, miracolose, esattamente, tutto ciò che è per gli esiliati, assaggiamo, scriviamo, giusto, sbagliato, bene, male, papà, tutti i nuovi shorts, poi spuva, zembionzo. Sì, beh, e volevo anche dire quali possibilità, anche con tutte quelle che trovano questo podcast o che sentono, quale possibilità puoi tu invitare nella tua vita, con il tuo corpo? E con la tua vita, per me riconoscere ogni giorno che io sono grata è tipo il riconoscimento della creazione, della co-creazione che ho con il mio corpo. E in effetti questo crea uno spazio per qualcosa di diverso affinché si possa mostrare, perché ogni giorno è diverso per me. Ho dei su, degli alti e bassi come tu, ho il mio culo è troppo grosso oggi e poi non so, tipo, beh, ok. Se il mio corpo fosse il mio migliore amico, no? E il corpo, caspita, sei il mio migliore amico, sei il mio compagno di distanza, siamo co-creatori, che cos'altro è possibile? E che cosa possiamo fare oggi? Quanto divertimento possiamo avere? Quanto possiamo creare? Veramente, quale dono sei tu per la mia vita, corpo? Adoro questo, la co-creazione, perché è questo quello che è, una co-creazione. Anch'io l'ho detto un sacco di volte in classi diverse o forse podcast, non lo so. E non mi frega se sei sposato da X anni o hai figli, indifferente, nessuno è con te, con l'intensità, con il tuo corpo è il tuo essere. Sì, sono partner, sì, sono due partner per la vita, sì. No? E quanti di voi sono assolutamente degli stronzi con il vostro partner per la vita? Smetti di essere una stronza con il partner della tua vita, tutto ciò che è, distruggi e scrivi tutto, giusto, sbagliato, bene, male, proprio tutti i nuovi shorts, poi spuva, zendios. Puoi immaginare, tipo se venisse un tuo amico e lui dicesse, ehi, ciao, e tu sei, tu dici, sei orribile, guardati, sei troppo grasso, troppo magro, sei troppo alto, troppo questo, troppo quello, e hai questa litania di giudizi tutte le volte che vedi il tuo migliore amico. Il tuo amico non verrebbe più molto a trovarti, ma il tuo corpo dice soltanto, ok, tipo, guardo alla stronzata che ho fatto con mio corpo per anni e non sto parlando. Sono cresciuta a Sydney e in un periodo della mia vita ho preso un sacco di droghe e perché per me questa realtà non aveva alcun senso. Mi guardavo intorno e dicevo, questo non ha senso. Quindi quando prendevo droghe, in un certo senso dicevo, ah sì, ok, c'era questo spazio nel mio mondo. E capivo che era uno spazio senza giudizi. Quindi l'ho fatto, ma oh mio Dio, questo ha messo il mio corpo in veramente in un casino. E il mio corpo ha detto, ok, mi ha dato droghe, hai fatto questo, hai fatto quello, e invece adesso dico, wow, sei fantastico, sei veramente magico. E questo, io ho fatto un sacco di cose brutte e terribili a te, e poi invece tu ti sei mostrato grandioso oggi, e grandioso ancora più domani. Sì, e il tuo corpo ancora dice, ciao, sono qui, e se guardi gli animali, no, gli puoi urlare e loro dicono ok, ciao, e poi in un attimo dopo non hanno veramente questo punto di vista nel giudizio e loro dicono solo ok, cos'altro? Ciao, cos'altro? Sì, allora chiedo, sì, scusa, vai. Beh, veramente anche solo essere in grado di guardare alla co-creazione di noi e i nostri corpi, perché io chiedo al mio corpo ogni giorno, questo effettivamente è quello che avete sentito, è un allarme che io ho degli allarmi che mi ricordano per tutte che mi servono per distruggere tutte le decisioni e giudizi che ho di oggi per entrare nel domani. Quindi la sera mi ricordo di distruggere tutte le decisioni e i giudizi che ho fatto oggi per entrare nel domani.
E anche questo possiamo farlo con i nostri corpi, quindi domani puoi svegliarti o anche tra 10 secondi dopo aver chiesto con un nuovo corpo e il tuo corpo ti dice semplicemente ciao, adoro questo, hey, beh. È divertente, anch'io ho tutti questi reminder sul telefono, aspetta che guardiamo, vediamo se possono essere utili. Sì, e anch'io ho appena capito come creare le automazioni, il mio telefono mi parla, ci sono cose che vengono su e anche quello che stavo dicendo. E anche questa è una di quelle di cui parlavo, ma una delle cose che io mi chiedo tutti i giorni è qual è la mia realtà con il mio corpo. Io ho un allarme al mattino che dice è così facile essere consapevole di tutti gli altri, ma è anche qual è la mia realtà, che cosa so io del mio corpo. E quando sei fortunato abbastanza da fare queste domande, sei veramente consapevole che sei presente di che cosa è veramente possibile per te, se sei disposto ad invitare questa cosa. Sì, ed era una chiamata stamattina in cui parlavamo di come qualcuno stava menzionando di quello che io faccio col mio calendario, a chiedere a tutti voi, perché molti andate nel punto di vista di non aver tempo per il vostro corpo, ma in effetti non avete tempo per non avere tempo col vostro corpo. Voglio dire, il vostro corpo viene con voi, quindi quanto volete vivere? Volete vivere una vita un po' invalida o una vita piena di energie? Quindi io sono veramente consapevole di che cosa sta chiedendo il mio corpo, perché ho un stile di vita molto diversificato, perché a volte viaggio, faccio i corsi, sono molto impegnata, io so quando il mio corpo sta facendo qualcosa e quando no, ma la mia fantastica assistente Pamela mi dice sempre, ehi, mi hai chiesto di darti 2 giorni di nessuna riunione, o meglio, di nessun lavoro dopo le classi? Sì, ma sei appena fissata questa riunione? Io ho detto, sì, io cerco di non farlo, ma ho notato. Ma ho detto, le dico, ok, non posso farlo questo, magari una serie di video, il mio corpo dice, mi stai prendendo in giro, questo non succede oggi. E poi io lo ascolto, ma quello anche che scelgo è che metto cose nel mio promemoria, perché le persone vedono il mio calendario, in modo che possano vedere che cosa succede. Tendevo ad avere un calendario privato e mi dicevano, hai 3 ore libere qui, e io ho detto no, quel giorno vado in palestra e vado dall'osteopata, quindi ho un calendario che è pubblico, metto tutto lì in modo tale che le persone sappiano se ho una sessione di pilates o la palestra. E poi noto che le persone dicono, ah no, hai questo con questa energia, puoi cambiarlo? E io dico, no, io ho bisogno di fare questo per il mio corpo, sono stati troppi anni in cui non ho fatto, e metti i vestiti da palestra per fare una passeggiata e poi ti versi un bicchiere di vino con i vestiti da palestra, il mio corpo non era assolutamente felice con me. E poi sono andata via per 9 settimane, perché dopo essere stata a casa per 2 anni ho detto, ok Simone, voglio veramente fare questa richiesta per me stessa di ascoltare il mio corpo di che cosa richiede. E quindi non sapevo esattamente che aspetto avrebbe avuto, quindi sapevo sicuramente che sono pessima ad uscire, non so, tipo a correre al freddo, posso correre con 30 gradi, quindi col freddo assolutamente no, quindi mi sono messa un materassino da yoga o dei pesi, perché poi sarei andata in Messico, in Costa Rica, in Italia, e poi ogni mattina, e l'ho amato, ogni mattina mi sono messa sui vestiti da palestra e la prima cosa che facevo era 20 minuti di pilates o qualche forma di movimento, e poi mi preparavo per il corso o qualsiasi altra cosa, o magari facevo oppure no, ma anche qualcosa anche più tardi, ma facevo questo e il mio corpo diceva grazie, buongiorno, e gli davo l'energia che richiedeva e anche ascoltavo quello che voleva mangiare, bere, eccetera. E non soltanto nell'andare in questo essere completamente dimentichi di che cosa il nostro corpo chiede, ma magari andavo a dormire più presto, bere questo, mangiare quello, e il mio corpo adora
veramente avere, farsi un drink ogni tanto anche dopo le classi, dopo i corsi. Oh, per favore, un bicchiere di vino, per favore, c'è qualcosa nel bicchiere di vino che veramente rilassa le molecole del mio corpo. E se non hai alcun giudizio di che quello che stai scegliendo, perché alcune persone dicono non sto bevendo troppo, se non hai alcun giudizio, e io ho notato che non ne avevo mentre ero via, ho detto, oh mio Dio, il cambiamento, ho anche perso peso nelle 9 settimane che ero via, ho detto, cos'è stato? Ero via da casa, sì. Fantastico, è fantastico. Ma non cercavo il risultato, veramente adoro quello che hai detto. No? Quando scegli di non cercare un risultato, perché il tuo corpo non sta cercando di questi risultati, vuole avere questa gioia e divertimento e giocare con te. Sì, e tra l'altro crea qualsiasi cosa. Il tuo corpo può in effetti modificarsi e cambiare tutte le molecole. Tipo che le molecole sono felici, come hai detto tu, no? Il tuo corpo ha questa capacità se sei disposto a riceverla. Ma una delle cose qui di cui puoi parlare è che stai onorando il tuo corpo, no? Una delle cose di cui mi sono abituata a fare è di chiedere quale dono sei per la mia vita, corpo. E chiedendo questo sono stata in grado di trovare queste cose fighe che il mio corpo in effetti aveva, invece di guardare a che cosa non era giusto di queste. E quindi ero, quale dono sei tu per il mio corpo? Quale dono sei tu per la mia vita, corpo? E poi ero nella doccia e ho detto, oh sì! Sì! Che è stata una cosa veramente sciocca. Come sarebbe che una... Tu non vieni morsa dalle zanzare, questa è una cosa veramente figa e sciocca, ma io non devo rasarmi le gambe, non ho peli sulle gambe. E quindi, grazie corpo, è veramente figo. E se chiedi al tuo corpo le cose più strane, magari qualcosa ti verrà in mente. Sono veramente dei doni che tu hai con il tuo corpo che non hai riconosciuto. Magari altre persone non ce li hanno. L'adoro, sì. E le due cose che ho pensato quando hai detto quello era, puoi essere quando sei nella doccia. Il mio corpo ama ogni forma di acqua. Dammi un oceano, una doccia, un bagno, qualsiasi cosa. Nel momento in cui l'ho detto, io ho detto, oh, questo ricevere dell'acqua, e ogni mattina faccio la doccia, e poi veramente la faccio anche fredda, la faccio già da un po', indifferente quale sia la temperatura fuori, io faccio questa cosa fredda, doccia fredda, e l'adoro. E la seconda cosa a cui ho pensato è stato un orgasmo, voglio dire, ho fatto il grandioso orgasmo, questo è quello che il tuo corpo ti dona, anche quello, no? Sì, e tu hai parlato invece dei morsi di zanzara, ho detto, ah, e a me non vengono mal di testa. Ecco, e le persone dicono, oh, un mal di testa, io penso di aver avuto, non so, su una mano penso di poter contare il mal di testa che ho avuto, ed erano sempre da aver bevuto troppo o qualcosa del genere, ma io non mi vengo il mal di testa, non mi viene, quindi grazie, adoro questa cosa, ah, fantastica creazione, ah, anch'io la voglio questa. E quale grande creazione ti sta donando il tuo corpo che non hai riconosciuto? E queste sono le parole giuste. Se la riconosci, allora ti apri a ricevere di più. Ma se non la ricevi e semplicemente la metti da parte, il corpo dice, ok, perché lui non ti forzerà a riconoscere queste capacità e desidera così tanto giocare con te, avere questa gioia, essere donista e tutte queste cose. E tu continui a dire, no. Come sarebbe se adesso fosse il tempo, adesso fosse lo spazio, a prescindere da quello che succede col tuo corpo, che tu iniziassi a godertela e avere questo parco giochi di possibilità con quello che può fare il tuo corpo. Sì, per favore, di più, grazie. Quindi se sei interessato anche a questo, per favore, ci sono un sacco di strumenti che vi stiamo dando oggi, un sacco di domande, mi piacciono le domande che sono venute su Becky. Per favore andate su simonemelazas.com /anteriore body series, perché c'è una serie di 3 mesi in cui veramente le persone possono uscire dal giudizio del guardare al suo corpo. C'è qualcosa di diverso a cui vorrei arrivare, è più un, come abbiamo parlato oggi, c'è questa energia del che sei con il tuo corpo e della scelta che puoi essere con il tuo corpo che è diversa. E se vuoi perdere peso, bene. Se vuoi avere più massa muscolare, bene. Se non vuoi essere più secca, va bene.
ok, una delle cose che mi piacerebbe fare è invitare le persone all'inizio di questa serie è che le persone scrivano una serie di cose che desiderano, che mettano in una bustola, mettano via e che la vedano dopo 3 mesi, perché mi pare che quando inizieremo a giocare con questo, avremo una chiamata ogni 2 settimane, quando inizieremo a giocare con questo, ci si mostreranno delle cose veramente diverse e io non desidero cercare questo risultato neanche. Chiedo soltanto quel gioco che so che è disponibile e anche al di là di questo, perché se ce l'hai già, andiamo ancora oltre, andiamo oltre. Come sarebbe che tutto quello che hai, tutto con il tuo corpo fosse solo la punta dell'iceberg, che ce ne fosse molto di più? Sì, è come fare un salto nel buio da lì, ok? E scegliere di fare un salto, avrò questo e poi avrai quest'altro. Questa cosa che cresce in continuo, anch'io sono emozionata per questa serie, sì, sì, anch'io. E un sacco di giochi che saranno divertenti come compiti per casa. E anche adesso, se vuoi essere presente col tuo corpo, metti le mani da qualche parte sul corpo e se puoi, togliti le scarpe, esci. Metti, non so se hai sabbia, erba, qualsiasi cosa, metti le mani sulla terra e chiedi alla terra di contribuire al tuo corpo. Fai un respiro profondo e tutto ciò che non ti permette di ricevere tutto quello che la terra ti può donare, distrugge spray per 10 miliardi, giusto, sbagliato, bene, male, proprio tutti i 9 shirts, poi spuva e bionzi. Quindi Becky Vaness, grazie mille per essere qui, grazie per il tuo fantastico, meraviglioso corpo e la magia che sei, sono incredibilmente grata per te e per tutte le tue consapevolezze e come sono diventata così fortunata. Io sono grata per te, Simone, grazie. Grazie a tutti. E se volete seguire, sottoscrivere, iscrivervi, fate e su YouTube e su altre piattaforme. Molta gratitudine per voi e i vostri corpi. Se ti è piaciuto questo podcast, assicurati di sottoscrivere o premere il pulsante segui sulla tua piattaforma d'ascolto preferita per essere notificato dei nuovi episodi. Leggiamo tutti i commenti, quindi se c'è qualche argomento di cui vuoi sentir parlare, faccelo sapere. Se vuoi sapere di più degli strumenti, avere informazioni e riguardo le classi menzionate nel podcast, vai a www.simonmilasas.com e seguimi su Instagram, @simonmilasas, oppure il podcast ha il sito Instagram, @choicechangeandaction. E non dimenticarti che puoi scaricare le note dello show. E infine, divertiti il più possibile oggi!